Farad. Il nostro grande amico tra deserti e città, paura lui non ha. Il vortice che incombe sulla terra è già qua, ma lui ci salverà. Farad. Con la forza della magica spada della tenebra, Farad fa prigionieri i suoi amici. Matilda, liberata da Ombra, scappa a Oxford, dove incontra lo scienziato che conosce i segreti di Layla. Lo scontro fra le due rivali sarà spietato. Farad! Il vostro silenzio mi irrita! Dov'è ora Tilda? Badate, siete vivi solo perché Farad mi ha implorato di risparmiarvi la vita. Ma non tirate troppo la corda, parlate! E di che cosa? Del tempo? Direi freddo asciutto, sereno, con qualche nuvoletta qua e là. Zitto, parla, che devo fare? Deciditi una buona volta, che vuoi? Ali! So come sciogliervi la lingua, comincerò con te, Rashid. Aspetta, non prendere decisioni affrettate, io ero bloccato. È Ali che bisogna torchiare, l'ho vista insieme a lui, Tilda, l'ultima volta. Magari le ha dato una bella dose di invisibilla. Chi? Io? D'accordo, è vero, ma non era una banale invisibilla, bensì ultra invisibilla. Una mia nuova invenzione. E come funziona? Semplice, Tilda ora è invisibile, impercettibile, e tu non puoi scovarla neanche usando la tua magia più potente. Insomma, l'ho fatta sparire completamente. Ma sta qui intorno, ci osserva, per cui attenta. Può saltare fuori da un momento all'altro. Voglio l'antidoto, subito! Mica l'ho mai inventato, prima o poi l'effetto passa, tutto qui l'antidoto. Ma le ho dato altre 4 dosi della stessa pozione. Resterà invisibile per giorni, forse anche per settimane. Allora mettiti al lavoro! Ah, bene! E che faccio? Spazzo il sudiciume che c'è qui dentro? Comincio da te, per esempio? Dammi l'antidoto! Uno qualsiasi che lo faccia ricomparire dovunque sia! Inventalo subito o ucciderò i tuoi amici! E così vuoi che ti parli di Layla Djamuljaniskova? Beh, non c'è al mondo persona più qualificata di me per farlo. Ma prima che ti riveli qualcosa, devo verificare il tuo stato. Sì, sembri pulita, valori nella norma. Ma che sta correttamente misurando? Il grado di tenebra che hai addosso. Se tu fossi venuta in malafede, spia consenziente di Layla, il tenebrometro avrebbe reagito più o meno in questo modo. Ecco. Questa è la mia antenna di difesa. Gli influssi della forza oscura che investono la torre sono incanalati in questo recipiente a tenuta ermetica. Sconsiglio ad aprirlo. Ti ritroveresti diretta dentro una tempesta di antimateria oscura. La tenebra è antimateria. Non è il momento per simili capziose questioni. Lascia stare la teoria e pensa alla pratica. Veniamo al sodo. Cosa vuoi sapere esattamente di Layla? Voglio sapere chi è e qual è il suo rapporto con la tenebra. Non potevi fare domanda più giusta. Ragazza siberiana, apparentemente normale, cresciuta in una baita isolata con genitori senza particolari precedenti. Layla divorò lo scibile umano con una velocità e una capacità mai viste fino a quel momento. E fu allora che cominciarono i miei sospetti. Aiutami a prendere la camera di separazione protonica. Che vuole fare? A che serve questo aggeggio? Qui, posa qui. È che mi si è rotta la scala proprio ieri.
Dicevo, cominciai a sospettare. Le capacità di Layla trascendevano i limiti umani, per cui... Oh? Andai a indagare oltre i confini ufficiali della nostra conoscenza scientifica. Lei ha una copia del Codex Secretum di Mastro Connelly. L'ho cercato inutilmente nella biblioteca di Oxford. Ci credo. Lo sottrassi a quella ignorante della Kiel quando mi buttò fuori dal college. Oh? Già, perché Layla fu chiamata in Inghilterra. Io la seguii, ma proprio quando stavo scoprendo il suo segreto mi tese una trappola. Ma bene, professor Gregorian. Cosa trovo nella sua stanza tra le sue carte? Lo studio segretissimo sui propellenti solidi. L'analisi commissionata dal primo ministro sui sonar sottomarini. Ma di che sta parlando, Miss Keel? Io non so neanche cosa siano questi documenti. Non mi permetterei mai. Certo. Sono arrivati da soli sulla sua scrivania. Confessi, professor Gregorian. Lei è una spia. No, io... Quella vipera mi incastrò e mi fece espellere da ogni ordine di scuola. Per poco non mi arrestarono. So fin troppo bene di cosa sia capace Layla, ma lei ha parlato di uno scorrettissimo segreto. Di che si tratta? Vieni qui, leggi tu stessa, ragazza mia. In un tempo futuro l'oscura tenebra troverà in una fanciulla il mezzo per ritornare a manifestarsi e dominare il mondo. Così è stato. Layla è lo strumento della tenebra per trionfare su tutto. Già, è la scorrettissima predestinata dello scorpione nero, della tenebra. Come Farhat è il predestinato dello scorpione di luce. Predestinati? Non so chi sia quell'altro, Farano o come si chiama, ma so che Layla non è predestinata a nulla. Che cosa stai aspettando ancora? Non cercare di prendermi in giro, ti avverto! Ricordi come si prepara un antidoto base? I primi ingredienti sono la calma e la pazienza, che tu non hai. Dunque, ora dovremmo avere tutto. Pulsatilla, equiseto e rabarbaro mongolo fresco. In questo caso non servono addensanti. Eh sì, il vecchio Ali ha sempre qualcosa da insegnare. Per esempio, l'onore, il rispetto e la decenza. Ma dubito che tu li possa mai imparare. Ali, ormai lo abbiamo capito. Hai coraggio da vendere, sei un guerriero pronto a morire. Ora però frena le parole e dai a Layla quello che ti ha chiesto. Va bene, in nome dell'amicizia che ci ha legato e delle mille battaglie passate insieme, ti risparmierò. Proiettilla! Fermati, dannato sgorbio! Fermati! Fermami tu, se ne sei capace! Vieni, fratello, di qua! Stanno scappando! Fermiamoli! Non vi muovete o vi traforo! Maledetto, penserò a te una volta per tutte! Mossa sbagliata, sono qua! E tu sei finita! No. Credo che qualcosa sia andato storto. Ancora una volta la mia vita è stata nelle tue mani e con determinazione hai voluto salvarla. Ho fatto la mia scelta e voglio che tutto vada come abbiamo detto. Ombra, va a recuperare gli altri due. Portali qui. Io dovrei fermare Layla con questa specie di ombrello. Certo. Si tratta di un invertitore di polarità arcana. Ti mostro come funziona. Non è difficile. Ora lo metto al minimo di potenza, zero rischio ovviamente, e poi ti colpisco. L'invertitore tramuta la tua naturale forza luminosa. Che accidenti ti sei permesso di fare, scorrettissimo pazzo imbecille! Tramuta la tua forza luminosa nel tuo lato oscuro, come previsto. Me ne frego di cosa hai scorrettamente previsto, anzi, me ne frego proprio di tutto! Di Farhat, di Layla, luce, tenebra, al diavolo tutto! Credo che basti così. Ma mi sento molto strana, che cosa mi è successo? Ha distrutto quasi tutto il laboratorio e vuoi che lo risparmi ancora? Voglio che ti dimentichi di Ali, Ben e Rashid. E voglio che ti dimentichi anche di Tilda. Accanendoti su di loro stai soltanto perdendo tempo. Terminiamo la nostra missione, io non chiedo altro. Lascia che Tilda si perda, invisibile o meno, per la vasta taiga gelata. È il momento di pensare soltanto a noi due. Sì, andiamo a chiudere l'ultimo vortice nero e poi ad Ashtarak, dove sorgeva il tempio dell'armonia degli antichi guardiani. Lì ci uniremo nel segno dei due scorpioni, luce e tenebra, di nuovo insieme.
ad Ashtarak. L'allarme al pozzo 13? Arrivo! Ma chi diamine è a quest'ora? Papone! Piccola, ma che sorpresa! Tutto bene, non dovevi essere in missione con i tuoi amici. Non siamo più insieme. Oh, mi dispiace davvero. Credevo funzionaste alla grande, uniti per salvare il mondo. L'intero universo è in gioco. Sì, Papone, il professor Gregorian mi sta aiutando in una missione importante. Per poter salvare l'universo? Non perdiamo tempo. Tilda deve partire il prima possibile, ma ha insistito per passare a salutarla. Nell'attesa prenderei un tè, se me lo offre. Mamma, sono venuta a darti un rapido saluto perché devo partire. Sai già tutto, vero? Allora non devo spiegarti nulla. Voglio che mi abbracci e poi vado. Eccomi qua, tutto a posto. Sono pronta a partire. Finalmente, procediamo. Io vado, Papone, e non so se riuscirò. Non dirlo neanche per scherzo, piccola mia. Tu sei la ragazza più forte che esista a questo mondo. So che ce la farai. Grazie, Papone. È la tua fiducia che mi ha sempre dato forza. Vieni, entra nel frigorifero. Dentro, ho detto. Grazie a questo trasmutatore dimensionale portatile andrai direttamente al luogo prefissato. Telefona quando hai sistemato tutto, figliola. Sarai il primo a saperlo. Non ce n'è bisogno. Se fallisce, vedremo cadere il cielo e tutto il resto. E voilà! Un cervellone dell'università, e che insegna giochi di prestigio! Bah, povera Inghilterra, che fine! Il mio sogno! Ashtarak! Finalmente! Visto che ormai siamo arrivati al gran finale, perché non slegarci e lasciarci liberi? Già, come no? Ho una gran voglia di applaudire i novelli sposi! Mi credete davvero stupida? Non vi permetterò di creare altri ostacoli! Quando la suprema unione armonica fra Farad e me si sarà realizzata, in quel momento sarete completamente liberi! Liberi di fare cosa? Roventi sappie, tanta fatica per finire sotto il dominio di una ragazzetta con manie di grandezza! Laila! Io sono pronto, dobbiamo andare. Mentre i saggi gridano al finimondo, i furbi decidono dove andrà il mondo. Ho deciso! Non mi lamenterò più, non protesterò più, non parlerò più! Mi fa schifo anche dire quanto schifo mi fa tutto questo schifo! Quando il saggio assiste ad un grande scempio, se non può più nulla, si ritiri nel suo tempio. Ma una cosa non ho ancora capito. Che diamine vuole fare quella matta là? Vuole conquistare il mondo, ma finirà per distruggerlo. Fate finta di niente. Ora vi libero e poi attacchiamo. No! Non toccare i legacci di tenebra o Laila sentirà. Non puoi liberarci in questo momento. Credimi, va avanti e fa quello che devi. Come sarebbe a dire? Dobbiamo restare qui senza fare nulla? Dobbiamo solo aspettare il momento giusto e poi attaccare con tutte le nostre forze. Ci siamo quasi! Adesso che ci penso, non so neanche come mirare con questo scorrettissimo aggeggio. Rischio di colpire Farad. Qualsiasi cosa sia quella che stai per fare, lascia stare. Qualcuno dovrà pur fermare quella strega, no? Non è come sembra. Se tu attacchi Laila, va tutto all'aria. Proprio quello che voglio. Ma no, non capisci. È il momento. Ripostiglio segreto. Rotantilla! Si stanno ribellando di nuovo! Avanti fino alla morte! Sì! Andiamo!
Ombra, vai! Fermali! Laila! Ah, Tilda! Con gli omaggi del professor Gregorian! Gregorian! Maledetto anche lui! Non scappi! Non farlo! Tilda! Ma che diavolo ti ha dato, Gregorian? Una pistoletta ad acqua? Trasforma ogni cosa nel suo correttissimo posto. Aspetta che ti colpisca e vedrai. Addosso! Ti teniamo! Veramente sono io che tengo voi. Tilda! Devi ascoltarmi! Ferma, ho detto! Guerrarilla! Correttissima mira, a questo punto non ho più che uno o due colpi. Non sai quello che fai, fermati! Fidati di me, stai facendo una sciocchezza. Taci, sei un traditore! Dove sei? Dove sei? Tilda, devi credermi, non farlo! È finita! Non è vero che la amo. Ho mentito per salvare noi e la missione. Io amo te, Tilda, soltanto te, da sempre. Ho dovuto farlo. Qualsiasi tentativo di distruggere Laila avrebbe provocato una catastrofe. Se la colpisci, il mondo intero andrà in pezzi. Se mi ami almeno la metà di quanto io ti amo, allora ascoltami, deponi quell'arma. No, basta inganni. Tilda! Ha detto bene, Tilda. Basta inganni, sono stufa. Ora voglio sapere tutta la verità. Davvero ti importa saperlo? Davvero sei interessata ai sentimenti di qualcuno? Tu vuoi soltanto un burattino che esaudisca i tuoi pazzi sogni di potere eterno? La tua fiaba di bambina è solo una versione horror di Cenerentola. Un delirio di odio e di tenebra. Non avrei mai potuto amarti. Avanti, prenditi quello che vuoi. Che io voglia o non voglia, avrai il tuo principe per sempre. Sarai mio, che tu lo voglia o che tu non lo voglia. Alisaiyed, piantala per una volta, controllati, fidati di lui. Cominciamo. Ora passerò l'energia della luce a te. E adesso l'energia dello scorpione nero invaderà me e finalmente diventerò tenebra pura. Luce e tenebra, adesso siamo pronti per unirci nella nuova armonia. Chiama l'armonia, come coppia li vedo parecchio male. C'è una cosa che non sai, Laila. Dentro di te non c'è tutta la polvere del Namirash. Non è vero? L'ho raccolta tutta dai vortici. Ti manca un pugno di polvere che non stava nei vortici della tenebra. Menti! Ora ci uniremo e... Che succede? Non capisco, che cosa non funziona? La polvere di tenebra mancante la raccolsi io molti anni fa nel deserto, il giorno che incontrai Ombra. È così! Allora sono io quello che ti manca per completare l'opera. Ma adesso rimedieremo. Yaha! No! Ora la tenebra è completa in me. Tutti deserti infuocati! Farad, dimmi che devo fare adesso. L'energia in me sta crescendo. Non posso controllarla a lungo. Tu sai cosa fare. Fa come deve essere e fallo con coraggio. Sì, ora capisco qual è il mio dovere per salvarti e salvare il mondo. Mi dispiace, fratello. No, ne sarà valsa la pena. Parla, dimmi che sei ancora viva, ti prego.
correttamente viva, sì, ma che botta però. Ce l'ha fatta! Che fibra! Diavolo d'una ragazza, l'unica femmina degna di ammirazione che abbia visto in 800 anni. Però c'era da aspettarselo. Ma allora tu... È come ti ho detto, ho sempre e solo amato te. E così sarà per sempre. Ma è Laila! Andiamo! Gizieya! Si chiede dove sia. Ktovi? Nevalnoisia, Nevalnoisia, Midruzia imitibia at viziom damoi. Ho detto che siamo amici e la porteremo a casa. Senza l'influsso del Namirash è tornata normale. Una semplice ragazza siberiana, non ricorda nulla e vuole tornare a casa. E Ombra? Mi ha donato la sua vita ed è tornato per sempre nel flusso delle forze eterne dell'universo. Ma queste sono le sabbie purissime con cui furono creati gli scorpioni. Forse se le ricombinassimo potremmo ricreare quell'equilibrio che... No, basta. Dobbiamo smetterla con l'idea di controllare il mondo. Mi fa paura. Prima o poi arriverà sempre qualcuno che sognerà il potere assoluto e ci porterà verso il disastro. Ma allora niente più scorpioni, niente più magia. Non ci resta nient'altro da fare. L'avventura è chiusa così. Chissà. La nostra missione è compiuta, amici. Tilda! Papone! Il mondo è ancora tutto intero! Vittoria! Eloshi, energumeno, maniaco, delinquente! Figlia mia, abbiamo visto un gran bagliore in cielo e quel matto di professore si è messo a ballare tutto contento. Si può sapere che diamine è successo? Tutto ok, Papone, ce l'abbiamo fatta. Ti richiamo poi con più calma. Ehi, Farhat, guarda! Anche tu hai un'ombra! È incredibile! Un'ombra normale! Come hanno tutti! Non so se esserne contento o meno. Bando ai sentimenti! Muoviamoci! Abbiamo parecchia strada da fare! Io sono rimasto senza uno straccio di ingrediente e per di più non abbiamo nemmeno un cammello! E allora ne abbiamo passate di peggiori, no?